In quella vergogna che sono le carceri italiane per farlo uscire dopo ancora più delinquente, senza speranza e senza possibilità, e farlo diventare un delinquente. Per carità, su questo ci troviamo, però da una parte aumentiamo la soglia per entrare in galera e ne diminuiamo la soglia per uscire, poi ci accorgiamo che alcune condotte non vengono punite e allora per rimediare aumentiamo la pena per i furti in abitazione, aumentiamo la pena per il reato stradale, tutte cose giuste, noi le votiamo, ci mancherebbe, ma è sbagliato il fatto di intervenire senza una visione d'insieme. I parlamenti del passato facevano i codici, facevano le grandi riforme, avevano visioni. Oggi, semplicemente per apparire sui giornali, facciamo delle cose sbagliate, facciamo dei danni alla giustizia e soprattutto non soltanto alla nostra cultura, giuridica, ma facciamo danno ai cittadini. La ringrazio, non ho altri iscritti a parlare e quindi con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo e quello favorevole del relatore di minoranza, 1.56 Ferraresi, la votazione è aperta. Nuti. Altri? Non vedo mani alzate, salvo quella dell'onore Latronico. Ciraci, chiedo scusa, ho sbagliato. Onorevole Manfredi, che facciamo? Bene, Tripiedi ha votato? Anche l'onorevole Raudo è arrivato e noi lo aspettiamo ovviamente. L'onorevole Tripiedi invece ha votato? Ok? La... No, no, No. no, 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 ancora no. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 423, votanti 397, astenuti 26, maggioranza 199, favorevoli 76. Contrari 321, la Camera respinge. Siamo all'1.41 Ferraresi. Prego, onorevole Ferraresi. Grazie Presidente. Con questo emendamento noi non sostituiamo niente, andiamo a agire sulle norme proposte dalla maggioranza. Chiediamo semplicemente una cosa, Presidente, che le violazioni riguardanti il codice della strada vengano affrontate tutte con la stessa pena. Non ci sia una diversità tra sanzioni riguardanti alcune violazioni del codice della strada ed altre che si vanno ad inserire nel codice penale con la nuova fattispecie creata. Quindi cosa chiediamo? Chiediamo che tutte le volte che ci sia omicidio colposo, scusi, omicidio stradale che riguarda appunto una violazione del codice della strada, la pena deve essere per tutte le violazioni, per